Cosa ci fai qua a Milano, Ciso? Sky? Sei pronto? Prontissimo. Quiz dopo, grande. Quiz. Citazioni? Sono pronto. Andiamo, carico. Dai, vai. Ospiti, saltiamo la coda. Quindi questa organizzazione Sky? Building 1, Building 3. Raccontiamo, cosa è successo? Arriviamo al Building 3, perché sono fighi, dicono. Tu arrivi al Building 3. Io arrivo al Building 3. E quindi già non ci vediamo. Ci ritroviamo al Building 1. Ci ritroviamo al Building 1. La guardia cosa ci dice? No, dovete fare la registrazione al Building 3. Esatto. Ma si entra dal? Dall'1. Ma io voglio andare al 2 a questo punto. Vabbè, prima o poi ce la faremo a provare sto cavolo di Sky Q con i comandi vocali. Sì. Che tra l'altro non vedo l'ora, perché... Pare picco. Sì. Sì. Tra l'altro ti racconto un aneddoto. Vai. Guardati su. Questo è il Building 1. Ok. E quello è il Building 2. Sì. Trova l'errore in questo progetto? O la mancata autorizzazione? Che non c'è il collegamento fra i due. Bravo, era predisposto il collegamento. Guarda, quello è fatto così e quello è fatto così. Proprio per... che doveva esserci un ponte che non gli hanno autorizzato. E sapevo anche questa. No, grande Ciso. Perché? Ti do la cittadinanza onoraria di Milano. No, degli architetti, conosco chi ha studiato questi palazzi. Ah. No, ho studiato per l'università. Ah, ok, no, pensavo come architetto. No. Ti avrei chiesto di mettere una buona parola. Ce l'abbiamo fatta. Entreremo. No, ma ancora non l'abbiamo usato, però. Ce l'hanno solo data. Come si fa? Così? Mai. Vado? Ammazza, peggio dello stadio, sono imprigionato. Ah, ok. Si vede che non vado allo stadio. Vediamo se ce la fai. Però non vale, perché hai già visto come si fa. Pensavi fosse facile. Ce l'hai fatta. Deve essere magri come noi, però. Esatto. Ho sentito il mio cognome. Sì, vero. Se pensi a quelli che ti fermano, pensa a quelli che non ti fermano. Sì. Però vabbè, ti dico la verità, a me piacere, no, con riconoscimento di quello che fai. Finché non mi fermano per picchiarne, va bene. Ciao, piacere. Ma è una cosa seria. È serissima. Io sono abituato a girare col Black Shark. No, ma qui c'è qualcun altro, ci fanno vedere come fanno i pro. Tutto. Ah, ok. Fanno i pro e poi noi andiamo. E poi noi andiamo lì con il cellulare a fare, ok, ok. Le postazioni sono queste due, se per voi va bene... Ciso, temo sia proprio una roba seria per noi, sai? No, io non credo. Io sono emozionato. Però scusami, andiamo alla luce giusta. Una vera produzione. Andiamo, vieni, andiamo alla luce giusta. Possiamo? Certo. Grazie. Così vediamo con la luce giusta come gira il video. Così vediamo l'attrezzatura che dovremmo comprarci noi per fare le cose serie, no? Oggi abbiamo lanciato con questa configurazione quello che adesso faremo nel... a breve, insomma, con le prossime release di Q e andare ad arricchire molto questa funzione. Stiamo vedendo che è una delle funzioni più utilizzate, la gente la strausa. Vuoi vedere un film specifico, Independence Day? Tu Independence Day non l'hai né scaricato, né sai se c'è o meno, tu dirai guarda, voglio vedere Independence Day, e lui andrà a capire che tu non ce l'hai, lo andrà a scaricare e te lo farà vedere. Se vuoi standard, tradizionali, è difficile. Cioè, voglio vedere una commedia, ok, boom, italiani e stranieri comici. Poi devi scorrere, ne hai decine. Non sì, è facile. Certo. No, quell'approccio là è molto utile. La mia bestia nera è l'audio. Sì, terribile. Terribile. Secondo me questi microfoni che usano qui, ma secondo me 50 euro dalla Cina sicuro li portiamo a casa, quindi io credo... Shenzhen 3 euro. Quindi... Esatto, se vai direttamente. Sì, sono sicuro che costeranno poco, visto i problemi di audio. Sì, è terribile. È il mio sogno da una vita. Ciso, avere un fonico. Ma lo portiamo a casa tutto, microfono, fonico, luci. Mangia tanto io. Mangia tanto. Io adoro ristoranti. All'Una si è invitato con noi ai Tribasei qua, dove fanno un risotto giallo con l'ossobuco che è top. Quante fonicizzazioni ho guadagnato con questa con questo mio invito? Infinite. Il mio tessoro. Vabbè, questa era facile. Siamo stati veloci. Però c'è. Attento, guarda. Non ti vuoi subire la Maionchi, ti sta sulle scatole Fedez. Tu fai così, vuoi ascoltare la canzone, vai avanti di 15 minuti. E se sai che a 15 minuti c'è la tua canzone preferita, la puoi ascoltare. Oppure Agnelli, che ha sempre il suo bel perché. Ma non solo, perché puoi anche fare una cosa del genere. Vai al minuto 50. Vai a un giudice di X Factor. Questa mi sa che non funziona. Fammi vedere Sky Sport 24. E anche passando di palo in frasca, guarda come è veloce, subito su Sky Sport. Fa vedere canale 301. Ci sto prendendo gusto. Mi piace molto, così non mi devo ricordare in che posizione è il canale, perché ormai ce ne sono così tanti, almeno uno si ricorda il nome. Ma secondo me ci sono due cose veramente interessanti. Tra l'altro, Ciso, siamo sempre più abituati a usarli i comandi vocali.
e adesso ne faccio vedere uno che ci aiuterà a spegni andare a mangiare un fantastico risotto alla milanese. Andiamo, vieni qua. Spengi. Dobbiamo provare a vedere se andava. Ma non esiste, non esiste. Spengi. Facciamo due naturali, due casate. Allora, risotto su buco. Qua. Ciso. Buon appetito. Grazie. Poi mi direi come. Satolli. Ma felici. Esatto. Chiudiamo il video. Sì, con questa fine di osso. Esatto. Finirò subito tutto. Dobbiamo farne di più insieme. Assolutamente. Vabbè, a Firenze. No, a Firenze. Ok, promesso. Ciao.